rimane del monumento alla partigiana veneta, la base in calcestruzzo disegnata da Carlo Scarpa. Cominciamo dall'inizio. Subito dopo la liberazione si costituì un comitato per iniziative soprattutto di Egidio Meneghetti, dell'Istituto Padovano, un comitato che divenne Triveneto, coinvolse Trento, Udine, per appunto ricordare degnamente le donne che avevano partecipato in vario modo alla guerra di liberazione. In vario modo vuol dire come partigiane combattenti, come staffette, come donne che aiutarono in tutti i modi fin dopo l'8 settembre a far fuggire soldati allo sbando, poi a nascondere ebrei e poi appunto a nascondere partigiani e ad aiutarli nell'attività clandestina, partecipando anche attivamente ovviamente. Molte di loro hanno subito anche la cattura, il carcere, la tortura, come sappiamo dalle testimonianze che abbiamo di Palazzo Giusti, ma non solo, le ville tristi appunto di Padova, Vicenza, Treviso e anche a Venezia. E alcune furono deportate e alcune furono anche uccise. Sono delle medaglie d'oro date alle partigiane, due sono appunto veneti. Dedicato a tutte le partigiane, quindi è un monumento anonimo, non ci sono nomi, per ricordarle appunto tutte indistintamente. Si decide, un comitato formato da Carlo Argan, Bruno Zeri, eccetera, che il monumento, che la realizzazione del monumento fosse affidata a uno scultore, Leoncino, che si era distinto proprio per realizzare delle opere in cosiddetto realismo espressionista, che usava per le sue sculture la ceramica policroma. Quindi Leoncino realizzò questo monumento, di cui potete vedere lì una raffigurazione, che raffigurava questo monumento in ceramica policroma, una partigiana con fucili e gli scarponi, quindi una partigiana combattente che incideva in montagna sostanzialmente. Che cos'è? Questo fu inaugurato nel 1957, ci vollero un po' di anni per la realizzazione. Cosa avvenne? Che nel luglio 1961 questo monumento fu fatto saltare in aria da una bomba neofascista messa da un gruppo neofascista del Lido. Ricostruendo questi fatti, grazie anche alle testimonianze che stiamo raccogliendo di quella generazione degli anni 60, che cosa abbiamo capito? Che questa bomba viene messa proprio nel luglio 61 perché in ricordo dei fatti del luglio 60. Guardate che interessante la cosa. Luglio 60 cosa avviene? Avviene che viene praticamente fatto finire sul nascere un governo con i fascisti, con una grande mobilitazione di massa alla quale parteciparono tantissimi giovani, ed è la prima volta nella quale una generazione di giovani, famosi ragazzi delle magliette righe, diventano protagonisti, diventano generazione appunto che ha politica, diciamo, e che fa riferimento alla resistenza, che afferma l'antifascismo. Quindi si voleva proprio, come dire, vendicare quel fatto del luglio 60. Tra l'altro a Venezia nel luglio 60 ci fu una grande manifestazione che arrivò proprio qui, perché qui nella Riva, perché appunto la Riva del 7 marzo con i partigiani è sempre stato considerato il luogo della memoria partigiana, diciamo. Che cosa succede? Il monumento appunto viene fatto saltare in aria da una bomba, se lo ricordano tutti gli abitanti di Castello che erano allora nella notte, e si doveva decidere che cosa fare.
com'era Giuvera, come sempre la linea che prevale a Venezia, vedi il campanile, vedi la Fenice, no, invece si decise di nominare una nuova commissione formata da tutte le associazioni partigiane, la quale invitò una serie di artisti che presentarono dei bozzetti e si scelse poi il monumento di Murer e Scarpa, che è quello che è stato realizzato in riva, questa volta in bronzo, un materiale assolutamente indistruttibile, appoggiato su blocchi di pietra. Tra l'altro, inizialmente Scarpa aveva ideato il monumento non in acqua, ma alla fine di via Garibaldi, quindi era appoggiato, diciamo, sui casei, ma invece Murer aveva pensato non più a una partigiana combattente che incede andando appunto alla lotta, ma una partigiana morta e verosimilmente dopo essere stata torturata. E avendo in mente, voi sapete che Murer è bellunese, avendo in mente i cadaveri che vedevano scendere sui fiumi, sul Piave in particolare, che poi arrivavano anche in laguna, ci sono delle testimonianze di Buranelli che andavano a raccogliere questi morti galleggianti, diciamo, ha voluto invece raffigurare una partigiana morta e una figura d'acqua. Ecco, una riflessione voglio fare, perché nel luglio 61 comincia a Venezia con questa distruzione del monumento alla partigiana, un fatto ovviamente simbolicamente molto forte, si vuole attaccare la memoria della resistenza, ma si vogliono anche attaccare le partigiane, le donne. E comincia la sequela delle bombe che durerà 20 anni, poi la sequela quasi infinita, diciamo, che porterà delle stragi, come sapete, il 69, 12 dicembre 69, Milano, e poi ci sarà l'Italicus nel 64, e poi ci sarà Piazza della Loggia nel 74, e poi l'80, la strage della stazione di Bologna, l'anniversario è stato proprio ieri, ecco. Non dimentichiamo questa, diciamo, appunto questa scia di morte e di bombe fasciste che costellano tutti gli anni 60 e 70. Questo è quello che vi volevo dire, no, però voglio anche dirvi che se volete vedere il monumento lo potete vedere a Capesaro, perché una copia, una delle due realizzazioni, esattamente la prima, che era quella col fazzoletto rosso, che le associazioni partigiane hanno rifiutato perché sembrava troppo divisivo un fazzoletto rosso garibaldino, troppo connotato, diciamo, e chiese all'artista di rifarlo con un fazzoletto di un altro colore, di un colore che era un bruno, che poi è quello appunto che è stato distrutto. Di questo monumento non è andato esattamente in briciole, è andato in pezzi. Questi pezzi sono stati conservati dal comune, e quando è stata restaurata la Serra dei Giardini, dove erano conservati, sono stati recuperati. Ecco. Questi pezzi noi vorremmo riassemblarli, pur mantenendo la memoria della bomba, e trovare una collocazione adatta e significativa, come magari vorremmo fosse la Casa della Memoria. Grazie. Dopo l'8 settembre moltissimi furono i militari italiani, quelli che riuscirono a fuggire, e molti entrarono poi a costituire i primi gruppi partigiani, ma molti furono catturati dall'esercito tedesco e deportati in Germania, in campi di prigionia, in condizioni davvero difficilissime, perché per i tedeschi gli italiani erano dei traditori, e quindi non erano nemmeno prigionieri di guerra, ma vennero definiti internati militari italiani.
italiani e quindi non volevano delle protezioni, ad esempio della Croce Rossa e dei trattati internazionali. Furono più di 600.000 e quasi tutti rifiutarono l'arruolamento in cambio appunto della libertà o nella RSI, nella Repubblica Sociale Italiana, alleata del nazismo, o nella Wehrmacht, nell'esercito tedesco, e preferirono la prigionia, appunto come dice il movimento. Il movimento è stato realizzato dalla sezione veneziana dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, che raccolse proprio i fondi per realizzare le proprie spese, sempre negli anni 50. All'Iveser noi conserviamo il bozzetto che ci fu donato assieme all'archivio appunto dei reduci della prigionia, ricchissimo e importantissimo archivio, grazie al quale qualche anno fa l'Iveser realizzò una mostra molto interessante che molti di voi penso abbiano visto, e in ogni caso appunto l'Iveser continua ad occuparsi perché continuamente troviamo storie, parenti che trovano archivi, lettere, fotografie, materiale che racconta la storia appunto di questi italiani prigionieri del Magna. Buonasera a tutti. Prima di entrare nel vivo della commemorazione, io chiederei un minuto di silenzio nel quale ognuno possa rileggere i nomi dei 7 martiri che sono incisi sulla lapide alle nostre spalle. Prima di tutto saluto l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Massimiliano De Martin, che ringrazio. Davanti a questi martiri che ogni anno ricordiamo, dobbiamo una volta di più soffermarci sul senso del loro sacrificio, per coglierlo e rapportarlo all'oggi. Considerare la loro opposizione a un'organizzazione della società fondata sul pensiero unico. Il sospetto, la delazione, l'odio per il diverso, e ancora sul conformismo, sull'indifferenza e sul farsi valore dell'obbedienza cieca e totale, sul disinteresse per ogni autonomia di pensiero e sul disvalore di ogni posizione critica e di ogni dubbio. Credere, obbedire, combattere.
e per stringersi a combattere c'è bisogno del nemico, e se il nemico non c'è bisogna crearlo. Pensiamo a cosa rappresentano oggi questi sette martiri. Sono la dimostrazione della brutalità di un potere cieco di fronte alle istanze dei cittadini. Tanti esempi di questa brutalità li abbiamo sotto gli occhi nelle cronache dei nostri giorni, anche recenti, anche a noi molto vicine, in cui la volontà e le ragioni della popolazione locale vengono ignorate, derise, calpestate, sopraffatte da istituzioni arroganti, beffarde, violente e succube di interessi economici distruttivi. Un potere economico che come sempre è dalla parte del più forte. Lo vediamo nel Mose, nelle grandi navi in laguna, nei progetti faraonici dell'aeroporto, in quello della sublagunare che ritorna a tornare in superficie, e nelle tante grandi opere devastanti e utili solo ai promotori e alla corte dei politici che le sostengono. Progetti nei quali la sapienza e le argomentazioni dei cittadini, che pure la Costituzione invita a partecipare e a farsi sentire, vengono perseguitate e criminalizzate a favore degli interessi di un capitale che dice lavoro e pensa profitto, quel capitale che, volendo agire senza ostacoli, nel fascismo trova il suo storico riferimento. C'è invece un vitale bisogno di una libera impresa sensibile ai bisogni sociali, che condivida e sostenga l'idea di una società resa più giusta anche col suo apporto. Un'impresa che non pensi di realizzarsi nel suo avido vantaggio, sconnesso dalla comunità in cui appartiene, e anzi spesso fatta a suo danno, che si lavi la coscienza del suo cinismo incolpando le inefficienze e le lentezze del controllo politico. C'è bisogno, all'opposto, di un'imprenditoria che, guidata dallo spirito sociale dell'articolo 41 della Costituzione, si faccia sostenitrice di quel vero progresso che è l'abolizione delle disuguaglianze. Invece abbiamo intorno a noi uno Stato che ha progressivamente abbandonato il suo ruolo di fornitore di servizi essenziali, una società in cui cresce l'indifferenza verso la sorte dell'altro, anche il più vicino a noi, che vuole la sopravvivenza per merito, abbandonando l'idea che si possa far conto sull'aiuto dell'altro. Un contesto che ti rinfaccia che se non ce la fai sei un disadatto, e bisogna dirtelo in faccia, a muso duro, farsi un vanto nel chiedere la tua espulsione dal contesto. Diventare indifferenti non basta più, bisogna essere feroci, dichiararlo e fregiarsene pubblicamente come una nuova identità. Un'investitura che viene concessa dal nuovo profeta, untore della peste e dell'odio. Perciò, per il totalitarismo che non tollera le differenze e il dissenso, il modo migliore per annullarli è accorpare tutti in un'unica classe di consumatori uniformati. Proprio considerando le tante disuguaglianze della nostra società, nel commemorare oggi i caduti su questa riva di 75 anni fa, come anche quelli di Caggio Stiniani commemorati 6 giorni fa, non è ammissibile che si confonda la pietas e il giudizio storico. Se la pietà verso i morti è un segno di civiltà, il rispetto per loro non può e non deve essere usato per legittimare e incoraggiare il riemergere e il diffondersi di un'idea infame, qual è il fascismo. Seppure si assolvono gli uomini perché nella scelta difficile hanno obbedito a ordini superiori, con le stesse ragioni i mandanti e soprattutto le loro idee devono essere condannati senza appello. E condannati di conseguenza quanti quelle idee nel pozzo torbido del passato vanno a recuperare. Quanto fascismo ci circondi ormai è evidente a tutti, e basta una citazione che trovo chiarissima nella sua sinteticità. Il fascismo è il risultato di problemi sociali a cui viene risposto
con la creazione di nemici fittizi. Noi sappiamo che a questo si opponevano quei sette giustiziati, ognuno secondo le sue attitudini. Per questo furono sacrificati come esempio per la popolazione. Per noi invece sono l'esempio di quale disumana crudeltà realizzi la politica che fomenta e diffonde la paura, l'incertezza, l'insicurezza, l'ebbrezza della giustizia fatta in proprio, il rifiuto del diverso e oggi il cinismo dei respingimenti. Ed è allora contro la rete della socialità che si rivolge la violenza dei proclami e dei provvedimenti della politica. Ma dietro quel livore è sempre più scoperta la strumentalità di questa ossessione. Infatti, senza rievocare ogni giorno il pericolo del nemico, il consenso crollerebbe. Ecco allora quel decreto sicurezza che criminalizza la fragilità e sopprime la contestazione civile. Ma in parallelo la diffusione della paura usa anche armi più sottili. L'insicurezza percepita, pur essendo soggettiva, finisce per valere più dei fatti, delle statistiche e dei numeri che dicono che l'Italia è uno dei paesi più sicuri. È un capovolgimento paradossale che però dal punto di vista della propaganda ministeriale è necessario, perché mentre i numeri e i fatti non sono manipolabili, le percezioni possono essere indotte, modellate, instradate. Basta una buona conoscenza delle tecniche comunicative, il supporto immancabile dei media amici, la pubblicità commerciale, tutti a proporre in pieno accordo che è cittadino a pieno titolo solo chi può ostentare i simboli dell'alienazione consumistica, il suo buon diritto di identificare se stesso con l'oggetto di culto. Suggestioni pervasive che ci fanno arrivare alla convinzione che chi è dentro questi scenari è un cittadino modello, gli altri sono da escludere. Se quindi è vero che le dittature si preparano il terreno prima creando il nemico e poi fomentando la paura del suo arrivo, incoraggiando le differenze e sostenendole, se vogliamo scongiurare nuovi regimi, nuove dittature, nuovi ventenni, è sulla sollecitudine e il riconoscimento dell'altro che dobbiamo fondare, definire e praticare il nostro antifascismo. Il ricordo di queste sette vite stroncate ci insegna come contraddire la religione dell'individualismo, che annulla le reti di relazioni e ci lascia isolati e deboli di fronte al potere, che ci vuole cortigiani in cerca di un principe, o di un boss, o di un capitano, a cui chiedere sopravvivenza e senso. Ad un'idea di società più inclusiva, più variegata, più sollecita, questi martiri hanno sacrificato la vita e sulla loro visione altruista è stata costruita la nostra Costituzione antifascista. In definitiva, la domanda che come ampi dobbiamo farci è a chi parlare, di che cosa e come parlare, col presupposto che mai come in questo momento, forse più ancora che cercare di risvegliare la consapevolezza, dobbiamo noi tutti riconoscere quanto sia prioritario l'ascolto, perché i tanti che sono oppressi dal disagio quotidiano fanno ancora più fatica a dedicarsi alla messa in pratica di ideali che solo in tempi lunghi potranno trasformarsi in opportunità. E tuttavia ci confortano i tanti giovani che pur nelle angustie di un futuro incerto e di un presente fatto di precarietà e sfruttamento riescono a coltivare la passione civile e la partecipazione. In conseguenza di tutte queste considerazioni, l'ANPI deve parlare a chi non sa che esiste una Costituzione e in ogni occasione rimarcare che pur essendo essa formalmente esistendo, resta largamente inapplicata nell'economia, nella socialità, nelle relazioni internazionali. Non deve stancarsi di spiegare qual è il significato di quella carta e perché è utile che esista e come la sua persistente disapplicazione porti alla fine della democrazia. Dobbiamo saper dire che ancora prima del giudizio della Corte Costituzionale ce lo dicono la nostra educazione al rispetto della persona e della dignità, l'umanesimo connaturato al nostro essere italiani, che i respingimenti sono contrari alla nostra Costituzione.
la stessa che ci dice che l'economia che crea posti di lavoro ma uccide con gli infortuni e con l'avvelenamento del territorio è la sua negazione, che l'impresa che riduce a gusci vuoti le città e a promotori finanziari i suoi residenti la trasgredisce ogni giorno. A questa partecipazione che farete e risveglia la solidarietà dobbiamo tornare e rieducarci alla pietà per i tanti esseri umani che quotidianamente annegano nel Mediterraneo, rifiutare la paura dell'altro e l'indifferenza, l'egoismo e il cinismo, per far sì che le dittature che questi martiri hanno contrastato anche nelle nuove forme di oggi vengano sconfitte. Grazie. Care concittadine, cari concittadini, rappresentanti delle associazioni combattenti, dei reduci di guerra e delle associazioni partigiane, porgo il saluto del sindaco Luigi Brugnaro e di tutta l'amministrazione. Sono qui per la terza volta tra noi. La giusta commemorazione che proclamiamo oggi è il desiderio di una comunità democratica di ricordare per non dimenticare. Bruno, Girolamo, Alfredo, Luciano, Gino, Librando e Alfredo, strappati con violenza al dono della vita. Per dare senso al martirio di questi figli diventati uomini, dobbiamo onorare quotidianamente il loro sacrificio. Se potessimo raccontare loro cosa è successo dopo la loro morte sino ad oggi, non sempre, forse, gli saremmo veramente grati. Ricordando i nostri martiri, sappiamo che provenivano da città diverse della nostra Italia, Trento, Agrigento, Cavarzere, Vercelli e da Venezia il nostro concittadino Alfredo Vivian. Come fosse un monito quello dell'oppressore, non solo alla nostra città, ma a una nazione che stava per nascere, su principi e valori completamente diversi. Da lì a qualche anno, da quel 3 agosto del 1944, i padri della Costituente scrissero e fecero approvare una carta per la nostra Repubblica, carica di principi e di valori che sostennero l'impegno di donne e uomini per far valere alla repressione la democrazia, assegnando un ruolo imprescindibile alle parti sociali per la valorizzazione del lavoro, richiamando la dignità del singolo lavoratore e sancendo i fondamenti all'impresa più importante della nostra società, la famiglia. Il 25 aprile ultimo scorso, intervenendo in occasione della festa della liberazione, ho ricordato un concetto a me caro. Mi è stato insegnato nel corso della mia vita e ogni giorno cerco di rispettarlo. E recita che forza chiama forza. Le diversità devono trovare un punto di incontro attraverso donne e uomini che sappiano interloquire attraverso il dialogo, favorendo in questo modo la coesione sociale. Una comunità che cresce non solo nei processi economici, che devono essere sempre più etici, deve tener conto anche della salvaguardia e della crescita dei propri cittadini. Così, come c'è tanto bisogno di essere ascoltati, c'è tanto bisogno di persone che sappiano davvero ascoltare. Questo può essere il legante per e della nostra città, un punto di incontro. I veneziani lo sanno fare perché la storia così ci ha portato nei suoi annali e nelle loro possibilità e nel loro DNA. Siamo a Venezia da sempre una città aperta, dove la diplomazia e la scuola politica hanno permesso l'incontro tra i popoli, al dialogo interreligioso e dove tutte le arti e i mestieri hanno trovato luoghi e spazi dove potersi esprimere e farsi osservare. Per questo mi ripeto, oggi come allora dobbiamo sentirci donne e uomini quotidianamente impegnati nel mantenere alta l'attenzione per garantire una Repubblica e una comunità europea, come il più alto esempio di condivisione di valori umani e ambientali, garantendo l'istruzione nelle scuole, l'assistenza sanitaria, la libera economia privata, la professione dell'arte e della scienza. Ricordo sempre con passione e interesse un passo del libro di Ernesto Balducci dove afferma che la salvezza storica dell'uomo è nella ragione, intesa come fondamento di una coscienza etica
proporzionata ai nuovi problemi. Cari sette martiri, seppur non accetto in alcun modo il metodo coercitivo e tragico al quale quel destino storico vi ha immolato per la nostra libertà, ritengo, ancor prima della vostra uccisione, si sia consumato un delitto ancor più grave, la reclusione perché oppositori politici e renitenti alla leva, condannati perché il vostro pensiero era diverso, condannati perché eravate liberi di pensare. Questo non deve più accadere. Il valore della democrazia, imprescindibile, trova attuazione nella pratica della giustizia e della verità, uniche garanzie di una convivenza davvero civile. La verità va cercata, chiede un profondo lavoro da parte di tutti. La verità non è di questo né di quello, non perché lo dico io. Nessuno è censore dell'altro. Partiamo da quello dove siamo d'accordo, da quello che porta rispetto. Le cose giuste, se sono giuste, verranno da sé. Sempre con rinnovata speranza, viva la libertà e viva la democrazia.